Daruk piace Hyrule. Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. In The Legend of Zelda Breath of the Wild il nemico principale è la cosiddetta calamità Ganon, la quale è puro rancore del re demone privo di una forma fisica. 100 anni prima delle vicende del gioco, il rancore si impossessa dei guardiani e dei colossi sacri, provocando la distruzione del regno di Hyrule e la morte del re e dei 4 campioni. Fondendosi insieme a molteplici oggetti ancestrali, il rancore ottiene 5 corpi fisici deformi. L'ira dell'acqua, che uccide la campionessa degli Zora, la principessa Mipha, e si impossessa del colosso sacro Ruta. L'ira del fuoco, che uccide il campione dei Goron Daruk e assume il controllo di Varudania. L'ira del vento, che uccide il campione dei Ritor Revali e assume il controllo di Vamedò. L'ira del fulmine, che uccide la campionessa dei Gerudo Urbosa e si impossessa di Vanavoris. E infine la calamità Ganon, dalle sembianze ragnesche e che dispone dei poteri combinati delle 4 ire. La principessa Zelda, grazie al potere della dea Aelia che si è risvegliato in lei, sigilla la calamità Ganon all'interno di un bozzolo nel castello di Hyrule, nel quale ella stessa rimane imprigionata per 1 secolo, fino all'arrivo di Link. Dopo che Link sconfigge la calamità nell'osservatorio del castello, essa si libera dagli oggetti fisici di cui si era impossessata e il rancore assume le sembianze di un enorme cinghiale, della cui simbologia abbiamo già trattato. La calamità Ganon, comparsa ad Hyrule 100 anni prima degli eventi di Breath of the Wild, è una forma incompleta del Re Demone, è solo il suo rancore, privo di un corpo materiale. I Ganon e i Ganondorf presenti negli altri giochi, che a eccezione di Forsworld Adventures sono tutti la stessa persona, il Ganondorf Ganon di Ocarina of Time, hanno tutti un corpo. È meglio usare il singolare. Ogni qualvolta che si libera dai sigilli che i saggi hanno posto secoli prima per esiliarlo da Hyrule, riemerge sempre completo, o in sembianze umane come Ganondorf, o in sembianze mostruose come Ganon. Solo una volta è avvenuta una resurrezione incompleta, negli Oracle, poiché è stato sacrificato il corpo di Kotakume anziché il corpo santo di Zelda. E avviene una cosa simile anche nella nuova Hyrule all'altro Re Demone, Mallard, il quale, privo del proprio corpo, si impossessa brevemente prima di Zelda e poi di Mirona. Seppure sia un evento raro, questi 2 esempi dimostrano che per Ganondorf o Ganon non è così semplice ritornare alla vita, liberarsi dai sigilli. E ciò è ancor più vero in Breath of the Wild, perché se in precedenza tra un titolo e l'altro trascorre al massimo qualche secolo, tra l'antica guerra raffigurata sull'arazzo e la grande calamità intercorrono 10.000 anni, un tempo enorme e per noi inconcepibile. Dato che la grande calamità distrugge il regno, letteralmente ha quasi sterminato gli Aelia, si poteva supporre che tali vicende si sarebbero potute collocare nella linea temporale dell'eroe sconfitto, sia perché Hyrule vede un lungo declino, sia per l'assenza di Ganondorf umano in questa linea temporale e nel gioco. Ma adesso sappiamo che nel seguito di Breath of the Wild sarà presente Ganondorf nelle sue sembianze umane. In apparenza non sappiamo nulla di questo Ganondorf, ma i trailer mostrano alcuni indizi e con il ragionamento tenteremo di riempire le mancanze. Proviamo a ricostruire la sua vita passata. Su una parete che conduce al mausoleo è presente una pittura che mostra un condottiero alla testa di una coorte di cavalieri.
Ganondorf è troppo serio per utilizzare le foche della sabbia, le quali, per di più, non vanno bene per invadere la piana di Hyrule, ove di sabbia non ce n'è in cui esse possano nuotare. Oltre al condottiero, si vedono un cavaliere armato di lancia e due arcieri. Possiamo dedurre che gli arcieri siano Gerudo perché pare indossino una fascia per coprire il seno e i loro capelli sono legati in una lunga coda alta. Ma in Breath of the Wild, seppure esistano archi di fattura Gerudo, non li vediamo utilizzati da alcuna Gerudo. Urbosa utilizza una scimitarra, mentre le guardie portano le lance. Persino le statue nel deserto sono scolpite armate di spada. Però c'è stato un periodo in cui i Gerudo utilizzavano l'arco, l'era dell'eroe del tempo. In Ocarina of Time, presso la fortezza dei Gerudo, era persino presente un campo di addestramento per il tiro con l'arco a cavallo. Perciò, questa pittura cosa rappresenta? L'invasione di Ganondorf di 10.000 anni fa? Oppure un'epoca ancora più antica? Potreste ribattere che nell'era dell'eroe del tempo Ganondorf non aveva il tridente. Ma ciò non è del tutto vero. Lo impugna Spettro Ganon. E comunque non deve sorprendere che vi siano delle differenze, diciamo per semplificare, culturali tra gli antichi Gerudo e i Gerudo di Breath of the Wild, perché le due epoche sono distanti 10.000 anni. In merito a questo lasso di tempo non è possibile trovare un paragone nel nostro mondo. Al confronto, la Città Eterna è recentissima, mentre la prima dinastia di faraoni d'Egitto è sorta nel 3000 avanti Cristo, ossia appena 5000 anni fa. Ciò significa che l'intera storia umana, che si fa cominciare con l'invenzione della scrittura nel quarto millennio avanti Cristo, è più breve rispetto a questo periodo di pace vissuto da Hyrule. Pensate a quanto rapidamente cambi la moda tra un secolo e l'altro. I nostri antenati 2000 anni fa si sarebbero vergognati di indossare i pantaloni come i barbari. Invece, oggigiorno, persino alcune donne rinnegano la dignità della gonna. È dunque normale che le pitture rappresentino un passato che differisce da ciò che conosciamo riguardo al presente, perché gli usi e costumi, come si diceva una volta, dei Gerudo, così come i nostri, cambiano nel corso del tempo. E sarebbe da stolti rifiutare il passato perché diverso dal presente o interpretarlo male a causa di una cieca visione data dal paraocchi del contemporaneo. Da ciò sorgono due ipotesi riguardanti i Gerudo di 10.000 anni fa, ossia 1. 10.000 anni fa i Gerudo non erano alleati di Hyrule e 2. Forse la cittadella non era ancora stata fondata ed essi abitavano nel canyon che divide il deserto dalla piana, similmente a Ocarina of Time. Per questo utilizzano archi e cavalli anziché foche e lance. Seppure i Gerudo siano stati nemici di Hyrule, la presenza di una pilota Gerudo non deve sorprendere, dato che già in Ocarina of Time Nauvuru era contraria alle mire malvagie del suo sovrano. Per quanto la pittura rupestre sia stilizzata, la raffigurazione del condottiero presenta alcuni dettagli interessanti, che lo rendono simile al Ganondorf di Twilight Princess. Oltre a essere a cavallo, indossa un'armatura, sulla cui schiena e sugli spallacci è presente il simbolo dei Gerudo, al fine di sottolineare l'identità di questo esercito. È importante notare che il condottiero ha in mano il tridente, arma peculiare, che però impugna per lo più Ganon, a cominciare da A Link to the Past, Forsworn Adventures e negli Oracle. Ma il dettaglio più singolare è che il condottiero è dipinto con le orecchie a punta. Mentre la loro forma è un segno di distinzione tra gli Ailia e gli umani, e benché, correggetemi se sbaglio, tutti i Gerudo in Breath of the Wild abbiano le orecchie a punta, non c'è una regola riguardante le orecchie dei Gerudo, che in alcuni titoli hanno le orecchie rotonde e in altri hanno le orecchie a punta.
la quale potrebbe essere una caratteristica fisica dovuta alla razza del padre. Si tratta di un dettaglio singolare perché la mummia ha le orecchie rotonde. Il pittore non se n'è accorto? Perciò questa pittura cosa rappresenta? L'invasione di Ganondorf di 10.000 anni fa? Oppure un'epoca ancora più antica? In realtà questo potrebbe essere un dettaglio poco importante, perché il Ganondorf di Ocarina of Time con le orecchie rotonde lo ritroviamo in The Wind Waker e in Twilight Princess con le orecchie a punta. Non c'è bisogno di immaginare che Ganondorf sia un Gerudo, l'unico maschio nato in una società matriarcale della quale, secondo tradizione, è stato eletto re. La sua appartenenza a questo popolo è evidenziata dai monili che indossa. Sui suoi orecchini è presente il cappuccio dei cobra, simbolo dei Gerudo. Ora, una cosa che sappiamo è che non esistendo Gerudo maschi, le Gerudo vanno ad Hyrule a cercare un compagno. Mentre Ocarina of Time sembra lasciare intendere che li rapiscano per avere un rapporto con loro o persino violentino, in Breath of the Wild, nella cittadella, è presente una scuola dedicata all'insegnamento del corteggiamento degli uomini di altre razze, umani, Aelia e magari anche Sheikah. Di conseguenza, i Gerudo sono una razza bastarda, che però, nonostante gli innumerevoli incroci, conserva i propri tratti caratteristici, i capelli rossi, il naso aquilino, la pelle olivastra e, a parte un'unica eccezione secolare, il sesso femminile. In Breath of the Wild esiste il clan Giga, composto da Sheikah che hanno rinnegato la fedeltà alla dea Aelia e quindi alla famiglia reale, e che risiede in una gola tra i monti a settentrione del deserto. Questa è una cosa che probabilmente non scopriremo mai, ma e se il padre di Ganondorf fosse stato uno Sheikah? Ma gli Sheikah hanno le orecchie a punta. Oppure Ganondorf potrebbe essere stato cresciuto dagli Sheikah, così come in Hyrule Warriors l'era della calamità, che non è canonico e pertanto non dovrei usarlo come esempio, Koga accoglie Supa. Dunque, e se gli Giga avessero deciso di attendere il ritorno della calamità perché anticamente conoscevano di persona Ganondorf? E se il re di Hyrule avesse deciso di perseguitare gli Sheikah per il loro legame con Ganondorf e non abbia bandito la loro tecnologia tanto perché ne avesse paura, bensì perché temeva che avrebbe potuto essere utilizzata da Ganondorf, il quale, se effettivamente fosse stato in qualche modo legato agli Sheikah, la conosceva già? Cosa che poi è successa. Il rancore si è impadronito della tecnologia Sheikah e grazie a essa ha distrutto il regno. Ora avanziamo un altro ragionamento. Un secolo prima di Breath of the Wild, Zelda ha dovuto risvegliare il potere della dea. 100 anni dopo di lei, nel gioco Link ha dovuto ridiventare degno di possedere la spada suprema. Potrebbe essere che 10.000 anni prima Ganondorf abbia dovuto compiere un percorso simile a loro per comprendere appieno il proprio retaggio? Il che, badate bene, non significa che egli sia automaticamente cattivo, essendo lui la reincarnazione del rancore del re demone. Anzi, l'opposto. Scoprendo il proprio potere e imparando a padroneggiarlo, è lui a decidere volontariamente come utilizzarlo. Ed egli sceglie di sfruttarlo a fin di male, per soggiogare gli altri al proprio volere, al fine di diventare il più potente in assoluto, l'unico sovrano del mondo. Già in Force War Adventure veniamo a conoscenza di una evoluzione compiuta dal secondo Ganondorf. Ci viene detto che si tratta di un Gerudo che decide di entrare nella piramide per recuperare il tridente,
detentore di poteri oscuri, che gli consentono di trasformarsi in Ganon. Per risvegliare il proprio potere, Zelda si reca presso le tre fonti. Lo stesso fa Link per accedere ai sacrari. E se anche Ganondorf si fosse recato presso le fonti millenni prima degli altri due, perché per lui dovrebbe essere diverso? Perché lui dovrebbe essere fin da subito cattivissimo e potentissimo? Per essere potente non è sufficiente essere la reincarnazione del re dei demoni, così come Zelda, pur possedendo il sangue della dea, inizialmente non dispone di alcun potere. E così tutti i giochi di The Legend of Zelda non sono altro che viaggi iniziatici di crescita per Link. Dopotutto, il male è qualcosa che si sceglie volontariamente di compiere. Per arrivare a compiere il male, bisogna intraprendere un ragionamento con il quale si pone in dubbio la giustezza della legge. Durante un viaggio iniziatico, gli iniziandi entrano nel buio, nel regno dell'oscurità, in cui alcuni, come Ganondorf, vi si perdono e diventano antagonisti. Link stesso affronta la sua parte oscura, ma a differenza di Ganondorf, non si lascia avvincere dalle tenebre, di cui si è sempre schiavi, come Darth Vader che non è libero, ma incatenato al dolore e all'odio. Bensì, Link sceglie di ritornare alla luce. Capisce che il bene delle dee non è solo meglio rispetto al male, ma è giusto. Così Link diventa il signore dei due mondi, perché ha redento le proprie tenebre e ha abbracciato la luce. Adesso passiamo a riflettere sul luogo in cui si trova Ganondorf, perché finora ho considerato che fosse un mausoleo costruito successivamente per imprigionare Ganondorf, così come i guardiani sarebbero macchine costruite dopo l'attacco di Ganondorf. Proviamo a cambiare prospettiva. Poniamo che il sotterraneo e i guardiani esistessero già da prima della nascita di Ganondorf. E se il sotterraneo fosse una tappa del suo viaggio iniziatico, cosa è nascosto sottoterra? Il veggente di corte disse che sottoterra giacevano sepolte le risorse per contrastare la calamità e gli Aelia ritennero che si trattasse dei guardiani e dei colossi che ritrovarono. Ma se ci fosse qualcos'altro? Se non fosse soltanto un luogo di contenimento per Ganondorf, se quel luogo fosse un macchinario esso stesso? Dopotutto, sotto al castello erano sepolti anche gli enormi pilastri che fungono da garage per i guardiani. Dunque, magari, questo luogo e i pilastri sono in qualche modo legati. Però, mentre la tecnologia appartiene agli Sheikah, invece questa forma dell'ingresso e delle incisioni lungo le pareti lascia supporre che questo luogo sia stato realizzato dagli Zonau, un antico, misterioso e scomparso popolo che ha costruito i labirinti ed eretto torri e statue per tutta Hyrule. Anche il bracciale che decora il braccio che tiene bloccato Ganondorf si suppone possa appartenere a uno Zonau. Difatti il suo potere non sembra essere tecnologico, bensì magico. E magari gli Sheikah hanno programmato le rune della tavoletta basandosi sul potere di questo bracciale. Gli Zonau sembra fossero particolarmente devoti ai draghi, dato le decorazioni dei labirinti. Ma non solo. È possibile trovare statue anche di gufi e di cinghiali. Avrete già intuito dove voglia arrivare. Il cinghiale rappresenta la forza, Ganon. Il gufo rappresenta la saggezza, dunque Zelda. È un po' più difficile trovare un'associazione tra Link e un drago, ma nella terra di Hyrule di Breath of the Wild ci sono tre draghi che emergono e si immergono in passaggi che si aprono nel cielo. Quando compaiono, il loro peregrinare è accompagnato da una melodia, la quale si può udire anche alla fine del secondo trailer.
Potrebbero quindi i tre draghi Oldra, Neldra e Firodra e i loro varchi nel cielo avere a che fare con le isole fluttuanti nelle quali Link dovrà compiere un nuovo viaggio per riforgiare la spada suprema? Alla Game Developer Conference del 2017, Satoru Takezawa ha mostrato alcune bozze realizzate per Breath of the Wild. Non solo vediamo l'idea di un braccio dotato di poteri, ma una di queste bozze mostra Ganondorf sopra una montagna sollevata da terra. Questa idea ha chiaramente ispirato il sollevamento del castello nel seguito del gioco. Ma perché Ganondorf solleva il castello? E quanto in alto lo porta? Forse il motivo per cui Ganondorf solleva il castello è perché vuole avvicinarsi lui stesso a quel misterioso potere giallo al fine di ritrovare, riforgiare o potenziare il proprio tridente, che magari è stato portato in cielo dagli antichi Nefelogeti. Ci stiamo avvicinando alla fine del video, ma rimane da analizzare un'ultima scena, praticamente un fotogramma, tratta dal primo trailer. Questa immagine sembra mostrare due eventi distinti, il presente e il passato. Il presente è rappresentato dal braccio verde che tiene bloccata la mummia di Ganondorf, che Link e Zelda ritrovano nel sotterraneo. Di essa è strano che il braccio sinistro rimanga sollevato, anziché cadere verso terra a causa della gravità. Non rimane così perché è bloccato nel tempo. Non è bloccato nel tempo, dato che il suo corpo non si conserva, come invece accade al corpo di Zelda in Skyward Sword e in Breath of the Wild. Il passato è visibile sulla parete, raffigurato nelle ombre di Ganondorf e del braccio. Che siano le ombre del passato si intuisce per vari motivi. La mano non è appoggiata sopra il petto di Ganondorf. Ganondorf ha un fisico più massiccio rispetto al corpo rattrappito della mummia. Ma soprattutto si vede il corpo di colui al quale appartiene il braccio. O meglio, si può notare che costui indossa una sorta di toga, quindi non si tratta del medesimo abito che indossa Link sulle isole oltre le nuvole. Non solo, il bracciale di questo braccio verde e quello indossato da Link sono lievemente diversi. Certo, esso potrebbe cambiare forma a seconda del potere utilizzato. Il bracciale di Link gli decora le dita e gli copre il dorso della mano, mentre il bracciale del braccio verde non presenta anelli e sul dorso vi è solo una decorazione circolare. Questo bracciale presenta tre ganci rivolti verso la mano, mentre il bracciale di Link ha solo un gancio rivolto nella direzione opposta. Potrebbe forse darsi che, oltre alla spada suprema, anche il bracciale potrebbe essere potenziato nel corso del gioco fino ad arrivare a ottenere il potere del bracciale del braccio verde, il quale potrebbe essersi indebolito nel corso del tempo, e ciò avrebbe causato la liberazione prima del rancore e poi di Ganondorf completo. Da quest'altra sequenza possiamo notare che Ganondorf ha un sistema muscolare molto strano, non ha né addominali né pettorali, sembra piuttosto essere composto da fasce di muscoli. Comunque, benché sembri essere nudo, non possiamo escludere che non si tratti del suo corpo, ma di un qualche tipo di rivestimento, di armatura. Sul suo corpo è possibile notare anche una serie di buchi. Sul petto, due più grossi posti in perpendicolare sopra a due più piccoli. Un buco nel polso e un buco sul palmo delle mani. Sulla mano destra non si nota perché è in ombra, ma modificando il contrasto emerge. La loro presenza è un mistero. Si potrebbe supporre che quelli sul petto siano stati causati dalla mano che lo tiene bloccato, ma la posizione delle dita è diversa e soprattutto le dita assumerebbero una posizione innaturale e poi i buchi hanno misure troppo diverse. Invece i buchi sulle mani e sui polsi, escludendo un'improbabile crocifissione, cosa potrebbe averli provocati? Potrebbero forse essere stati causati dal bracciale, dal fatto che Ganondorf abbia indossato dei bracciali simili a quelli del braccio verde e di Link, che
che magari per funzionare devono essere innestati nel corpo dell'utilizzatore e di conseguenza i buchi nel petto potrebbero servire per legarsi a un'armatura completa? Infine, quel monile a forma di omega che ha sulla vita ha un significato particolare o si tratta di una mera decorazione? Seppure sembri presentare dei buchi, non si tratta di un ferro di cavallo riutilizzato per tenere legato quel cencio bianco, perché la forma è diversa, è proprio un omega capovolta. In questo video vi abbiamo fornito tante informazioni e tante idee. Adesso tocca a voi farci sapere che cosa ne pensate, se avete idee differenti rispetto alle nostre o se trovate giusta qualcuna delle nostre intuizioni. Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto al video e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!